Ciao a tutti, eccoci tornati con le ricettine al volo. Oggi propogna, vi propongo, proponiamo come ristorante, il risotto agli asparagi. Allora metto sul fuoco dell'olio, faccio soffriggere mezza cipolla, poi aggiungo le code degli asparagi tagliate sottili così a rondelle, faccio rosolare. Ben bene, e poi vado ad aggiungere il riso, la quantità qua l'ho fatta per quattro persone quindi otto manciate, più una si dice per la pentola, quindi due per ogni due manciate di riso per ogni persona, più l'ultima per la pentola. Di solito si dice quindi faccio rosolare ben bene il mio riso con i miei asparagi. Io non ho in casa vino bianco, per cui ho usato questo spumante secco che avevo lì penso da Pasqua. Non beviamo tanto vino, per cui lo utilizzo diciamo più per cucinare che neanche per bere i pasti. Aggiungo il dado in polvere. Io, anziché fare il brodo, faccio così. Questo è il dado in polvere che ho fatto io, essiccando le verdure e poi tritandole, mescolo tutto bene. e Poi vado ad aggiungere dell'acqua bollente che ho scaldato col bollitore fino a coprire tutto il mio, il mio composto lì, eccetera. Quindi continuo a mescolare. Vado avanti a mescolare fino a diciamo poi cottura. Ovviamente la fiamma sul fuoco è bassa. Adesso, qua è quasi pronto. Mancano pochi minuti. Per cui, vado ad aggiungere la margarina o il burro, quello che volete, e il formaggio. Prima aggiungo appunto la margarina, mescolo bene il tutto fino a far sciogliere il cucchiaio di margarina che ho messo e poi vado ad aggiungere così ad occhio un po' di un po tanto anche di formaggio vado a mescolare bene spengo la fiamma mescolo ancora poi tolgo il cucchiaio metto il coperchio e lascio mantecare per 5 minuti circa questo è il piatto impiattato ciao